Il sistema di etichettatura a semaforo per gli alimenti Nutri-Score è una gara truccata, falsata da criteri che favoriscono le multinazionali, che aumentano la marginalità vendendo prodotti a prezzi più alti, spacciandoli per salutari e ricorrendo ad un uso più intensivo di ingredienti di sintesi, meno costosi di quelli naturali. Perché cancella il concetto di dieta equilibrata in favore di una lista di cibi buoni e cattivi, facendo credere che dei primi se ne possa consumare senza limiti. Ma è una truffa. L'apporto calorico è calcolato sulla quantità univoca di 100 grammi di prodotto, ma nessuno consumerà mai una simile dose giornaliera di olio di oliva. In questo scenario capovolto, prodotti naturali avranno un rating negativo, mentre prodotti sintetici un rating positivo. Stiamo parlando di un abile sistema costruito a tavolino, sulla base di dati estrapolati dal contesto medico di riferimento, con un approccio fortemente anti-europeo che favorisce cibi ultra-trasformati a discapito delle filiere certificate. Ecco perché Nutri-Score è tanto amato dalle multinazionali del food globale e dalle grandi catene distributive, che hanno investito importanti capitali per comunicarne i falsi benefici a discapito dei piccoli e medi produttori della filiera. La salute e l'informazione alimentare sono temi estremamente importanti che non possono ridursi ad una lettera. Occorre un sistema che metta al centro la dieta mediterranea, riconosciuta patrimonio UNESCO, perché equilibra in maniera ottimale l'apporto di tutti gli alimenti, a tutela delle eccellenze del nostro territorio, dei consumatori, delle filiere e dei lavoratori che le compongono. Questa è la nostra sfida. In palio c'è la nostra salute. Coldiretti e Filiera Italia, a difesa degli interessi del Paese.